Marco, ci credi in questo progetto? Ci dai una mano a fare un flaiuno bellissimo, velocissimo, che anche i pipponi come me vincono tutte le regate? Sì, che tu vinca sarà un problema. Siamo nel cantiere Faccenda, abbiamo un nome prestigiosissimo per fare crescere la nuova barca. Oggi abbiamo la fortuna di avere anche Michael, il segretario internazionale, e la barca è bellissima, sta Pensa venendo che la molto bene. filosofia di Marco. una volta sia quella giusta per tornare a fare delle barche che si chiamano barche, dove chi si mette al timone, chi si mette a prua, abbia la possibilità E veramente di qui mi sembra imparare. la scelta giusta, poi ognuno la pensi come gli pare. Benissimo, grazie Ciao. Marco. Michael, do you like this boat? Oh, it looks very promising and I'm looking forward to see it on the water, hopefully next year. To Well, I can see the improvement in the side decks. I know that the hull is very fast. Eccola qui, è scritta qui. Guardate, ora Sante ci legge la La poesia. poesia. Ma scusa, ma sta registrando. Amor mio, nell'ora più oscura sgrana il tuo sorriso e se d'improvviso vedi che il mio sangue macchia le pietre della strada, ridi! Perché il tuo riso sarà per le mie mani come spada fresca. Contorte dell'isola, riditela di questo rozzo ragazzo che ti ama! Ma quando apro gli occhi e quando li richiudo, quando i miei passi vanno, quando tornano i miei passi, negami il pane, l'aria, la luce, la primavera, ma il tuo sorriso mai, perché io ne morirei.
Marco Facenda c'è scritto qui. No, Paolo Neruda. Marco Facenda, Pedro Infante, Paolo Neruda, cazzo. Paolo Neruda. Ora ti rendi conto. Costruire i Fly Junior con questa poesia, con questa arte magica. No, poi di sabato pomeriggio. Ma dove nel mondo? Alvedio. Ecco fatto. Allora, è finito un anno e mezzo per me qui in cantiere con Marco e Marchino. E io li voglio ringraziare a nome della classe Fly Junior perché hanno consentito alla classe di avere un prodotto bellissimo. La barca è fantastica, adesso non so se io e il Maremmani saremo all'altezza di farla vincere, però loro ci hanno messo tutta e la barca è bellissima. Questo a nome di tutta la classe. A nome mio personale li devo ringraziare perché con loro ho vissuto un'esperienza fantastica. Ho vissuto in un posto dove c'è gente molto brava, competente, disponibile, che è quello che è la vela che mi piace, fatta di disponibilità, di competenza, di amore, di passione, di fatica, di lavoro e soprattutto di grande simpatia e di grande voglia di stare insieme. Per cui Marco Facenda, Marchino, grazie, grazie, grazie. E adesso fateci un bocca al lupo. Grazie a voi tutti che ci avete dato la possibilità, soprattutto a lui che ha voluto fare questa cosa e ci ha supportato sempre, ci ha creduto anche in noi, ha avuto pazienza, a volte un po' meno, però a volte ha capito che non si stava lavorando per lui. È vero, e Marco che ha sopportato tutti i miei errori sapendo che li stavo facendo, me li ha fatti fare e poi correggermi, davo di che cazzo hai fatto, cioè, vabbè, è un po' cioè, questo silicone intorno ai buloni era un po' eccessivo, però si può sempre imparare. Però vi dobbiamo ringraziare tutti, speriamo che ci vediamo ancora, sicuramente verrò anch'io. A fare una regata anche su Fly. Stare insieme a voi, e cerchiamo di andare avanti e fare quello che si deve fare, perché comunque poi bisogna vincere con queste barche contro quegli olandesi. L'olandese che abbiamo sconfitto con il Vorient, dobbiamo sconfiggerli con il Fejei. Benissimo, allora in bocca al lupo a tutta la classe Fejei, ancora grazie al meraviglioso cantiere di Marco Facenda e di Marchino e speriamo che al mondiale teniamo alta la fama del tuo cantiere e ti facciamo fare un sacco di ordini da tutta Europa, anzi da tutto il mondo perché limitarti solo all'Europa. Beh, speriamo che ci sia più barche in Italia. Bene, ciao a tutti, ciao.